Quella vecchia casa gialla, nascosta nei boschi sulla collina, era appassita, rotta, con il tetto sfondato. Aveva visto sfilare i suoi anni migliori, così, velocemente e senza nessuna rivincita. Da qui tutto ebbe inizio. Era l'estate dell'87, quando Puck decise di scendere dal quadro. Questa volta l'avrebbe fatto sul serio.